cosa considero fiscalmente residente in Italia, e quindi questo è un concetto che si sposa con quella che è l'esterovestizione di fatto. Sono considerato fiscalmente in Italia, la mia società costituita in una determinata giurisdizione è considerata fiscalmente residente in Italia quando per la maggior parte del periodo d'imposta, e l'ho messo in grassetto non a caso, hanno nel territorio dello Stato alternativamente o la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale. Adesso li vediamo tutti e tre. Perché vi ho sottolineato la maggior parte del periodo di imposta? Questo anche qui, non, questa cosa non la trovate scritta, è un mio consiglio, evidentemente non c'è da nessuna parte del web. Fate molta attenzione. Ciascuno di questi tre criteri deve essere determinato per la maggior parte del periodo d'imposta. Il periodo d'imposta in Italia coincide con l'anno civile e civilistico è dal 1 gennaio al 31 dicembre. Questo vuol dire che se io amministro la mia società per meno della maggior parte del periodo d'imposta dall'Italia, quella società non è esterovestita. Sede legale, sede dell'amministrazione e oggetto principale. Adesso li vediamo tutti e tre. La sede legale è chiaramente quello più banale, semplicemente dove costituisco la società, quindi presso quale camera di commercio l'ho iscritta, dove è stato registrato lo statuto, dove si trova il notaio, eccetera, eccetera. Semplicemente l'indirizzo che compare nella ragione sociale. L'indirizzo è esattamente dove l'avete costituita. La sede legale è la prima cosa che vado a guardare per capire dove una società è residente. Se chiaramente l'abbiamo costituita in Italia, l'articolo 73 ci dice che devi pagare le tasse in Italia. Andiamo al concetto di amministrazione, della sede dell'amministrazione che si sposa con quello di esterovestizione di fatto. Quando è che la sede dell'amministrazione mi qualifica una società come fiscalmente residente in Italia? Devo guardare due cose, cioè la sede dell'amministrazione, che cosa si intende per sede dell'amministrazione? Intendiamoci, si intende una sede dell'amministrazione sostanziale e non formale. C'è una contestazione da parte degli organi competenti dell'amministrazione finanziaria, e questo, attenzione, vale nella maggior parte delle giurisdizioni, quindi non vale soltanto in Italia. Si vanno a guardare gli impulsi volitivi, in rosso, inerenti all'attività dell'amministrazione della società. E si va a guardare contemporanee se, per esempio, le deliberazioni del consiglio di amministrazione siano state assunte in autonomia in quel luogo. Cioè, impulsi volitivi vuol dire chi comanda la giostra, da dove parte l'impulso principale che fa muovere tutta quanta la giostra, soprattutto se quell'impulso volitivo è stato preso in autonomia, perché se io metto un amministratore fantoccio o uno che mi firma semplicemente i verbali del consiglio di amministrazione, ma poi tramite un accertamento o si va a vedere che per esempio esiste un flusso di mail, una volta c'erano i fax, oggi ormai si vanno a guardare soltanto le mail, che è la prima cosa che ti sequestrano, è il computer, quando l'agenzia si accorge che c'è un flusso di mail costante tra l'amministratore di fatto, cioè tu che sei rimasto in Italia, e l'amministratore formale, cioè il nominee che il tuo consulente UK ti ha messo pagandogli qualcosina come amministratore della società della Limited UK che ti sei aperta, quando c'è tutto un flusso di mail per cui sei tu che dici all'amministratore che cosa deve fare, come comportarsi, eccetera, eccetera, o si rendono conto che invece che i rapporti con i clienti, con i fornitori, il marketing, lo fai tutto quanto tu in Italia, e lo possono fare anche attraverso lo studio dei social, tipo si vanno a fare un giro su Facebook, tendenzialmente non è più difficile di così, e allora è evidente che l'impulso volitivo non è più quello dell'amministratore fantoccio, dell'amministratore che paghi per firmarti con leggi di i consigli di amministrazione, i verbali del consiglio di amministrazione, ma l'impulso volitivo è quello che parte da te. Questo vale sia se tu sei amministratore persona fisica di fatto, quindi sei tu che sei rimasto in Italia come persona fisica, ti sei aperto una società all'estero, facciamo l'esempio del Regno Unito, ma vale in qualsiasi altra giurisdizione, e sia se invece in Italia hai per esempio una holding che gestisce la società estera, quindi lo stesso discorso della holding, no? Se vi ricordate, oggi si parla tantissimo di avremo una holding in Italia per evitare l'esterovestizione. Non è così, non funziona così, non è facile, non funziona esattamente così, perché sicuramente ci saranno delle relazioni tra la holding e la società controllata. E qualsiasi cosa faccio in termini di comunicazione dalla holding alla società controllata potrà essere utilizzata contro di me in caso di accertamento per capire chi è che comanda la giostra. E se
gli impulsi volitivi, se è evidente che la giostra è governata dal giostraio italiano, la succursale estera viene tassata per trasparenza in Italia. Ok? Quindi due sono le parole chiave che dovete mettervi in testa quando parliamo di estroversizione di fatto, di amministrazione. Da dove viene l'impulso volitivo? E chi se lo può dimostrare, evidentemente, da dove viene l'impulso volitivo? E se le deliberazioni sono prese in autonomia. Quindi la parola formalismo, la parola formalità non serve a niente, si fa guardare alla sostanza. Quindi se anche quello mi firma i colleghi consigli di amministrazione, l'agenzia se ne sbatte ampiamente le palle. Lo stesso vale se tu viaggi, te ne vai una volta all'anno in Inghilterra a firmare i verbali e poi torni in Italia. A quel punto però, di nuovo, se sei stato un giorno in Inghilterra a firmare i verbali e poi 364 giorni all'anno, è evidente che stai guidando la tua società estera dall'Italia, anche lì te lo vanno a contestare e difficilmente vincerai. Ok? Quindi non è determinante il luogo in cui è svolta l'attività di mera amministrazione. Di nuovo torno al concetto della formalità, quindi rapporti con le autorità governative, i rapporti con i consulenti legali e tributari, la riscossione dei crediti commerciali, sono tutte delle attività esattamente formali che non determinano la presenza dell'amministrazione all'estero. Quello che si va a guardare di nuovo è il potere decisionale, che poi non sia semplice obiettivamente provarlo, quindi evidentemente una cosa è molto più difficile che facciano un accertamento a te che sei in Italia con un PC e magari non hai neanche un domicilio registrato. Una cosa è invece avere una presenza fisica, una società italiana che ne controlla un'altra. Quindi, di nuovo, quando io vado a costituire una holding in Italia per evitare l'estroversizione o per risparmiare sulla distribuzione dei dividendi, in realtà mi sto mettendo nella cacca con le mani mie perché sto aumentando la mia presenza sul territorio, quindi la mia presenza accertabile sul territorio italiano, perché di nuovo una cosa è che se sei tu, persona fisica con il PC, una cosa è se hai una sede legale, un commercialista, magari c'hai un ufficio, un dipendente, eccetera, eccetera, e allora evidentemente un'amministrazione finanziaria sarà più facile, sarà per lei più facile accertare un soggetto con una presenza fisica maggiore, società holding, piuttosto che un soggetto con una presenza fisica minore, persona fisica che ha un computer e lo apre e lo chiude a suo piacimento e si sposta. Quindi facciamo molta attenzione quando ci dicono che con la holding in Italia abbiamo risolto tutti quanti i nostri problemi.